Annunziata di Mascali e emergenza di scariche, soprattutto in via Arciprete Parroco Mariano Alfio Patanea, a distanza di pochi metri, cumuli di rifiuti di ogni genere deturpano uno fra i paesaggi più ameni della contea di Mascali. Fra lasciare le ginestre spuntano infatti materiali di scarto edile, mobili, sanitari, documenti, rifiuti alimentari, ma soprattutto amianto. Una cittadina di Mascali in questi giorni si è servita dei social per denunciare una situazione vergognosa. Dovremmo cercare di smetterla, di prendercela sempre con l'amministrazione comunale, che può avere anche i suoi difetti, ma su questo, come vediamo bene, non c'entra nulla. Dobbiamo cercare di sensibilizzare un po' la gente di Mascali, ma anche gli altri comuni, non solo a fare la differenza, ma almeno a usare i cassonetti normali che comunque trova per le strade. Non ci vuole certo un genio a capire che il tempo di prendere delle bollette, farle in mille pezzi, portarle qui e per inquinare da qualsiasi cosa, le butti nella carta e è finito praticamente. Quindi è una questione di mentalità di base che non va bene. La cosa che più mi dà fastidio, e per quello ho voluto io esagerare comunque a fare sempre post su Facebook e fare girare notizia, non solo la spazzatura, la puzza e le malattie che ne possono conseguire, e attirare cani randagi, gatti, topi, ratti, qualsiasi cosa, c'è l'amianto. L'amianto lo sappiamo che comunque può provocare tumori, è sbriciolato. Cerchiamo di essere un po' più civili. Siamo nel 2017, non nel 1920. Se abbiamo un problema, chiamiamo un numero, facciamo una ricerca su internet e smettiamola di fare questo schifo a noi, ai nostri figli e a tutti quelli che esisteranno in futuro. Oltre al problema igiene, c'è poi anche quello dell'abbandono e del maltrattamento di cani e gatti. Fanno di tutto per cercare di farli morire il più presto possibile. Quindi li mettono nascosti in modo che le macchine ci salgono di sopra. Li nascondono nei cassonetti in basso, dentro 2, 3, 4 buste di spazzatura insieme ad altra spazzatura. Io una volta ne ho trovati 5 dentro un sacco vuoto di croccantini per cani, pieno di cose vecchie, escrementi, qualsiasi cosa, e c'erano anche dei cani dentro da allattare, col cordone ombelicale attaccato. L'amministrazione, io e penso come tanti altri concittadini miei, noi chiediamo più controllo. Io qui vengo spesso il pomeriggio, vengo a raccogliere le ginestre, vengo a camminare perché mi piace da morire il panorama che c'è qui, c'è la lava, c'è il mare, è stupendo. Incontro tantissimi turisti e mi vergogno ogni giorno, perché l'amministrazione comunale va bene che non può mettersi qui ogni giorno a pulire, ma ci sono delle telecamere, può mandare più vigili urbani, potrebbe incrementare il numero di vigili urbani, dato che ne abbiamo pochissimi, quei pochi che ci sono in malattia o in ferie. Le cose da fare ci sono, anche possono chiedere a noi cittadini di fare dei comitati, di fare un po' più di controllo, volentieri, io lo farò anche nel mio quartiere, ma ci vuole qualcuno che spinge, non devo essere io una cittadina normale. Tutti mi rimproverano che mi faccio i cavoli degli altri, che gli assessori e i consiglieri sono pagati per fare questo, quindi io devo starmi zitta. Io direi che invece di accusarmi, non voglio detto nemmeno grazie, ma io lo faccio gratis, quindi facciamolo un pochino tutti, così vediamo che in qualche mese le cose miglioreranno, credo. Spero.